L'errore di Nitro Fats, Nitro Fats in errore, ha sbagliato anche Nutella Fans. Partiti. Con la lotta per il comando, con Norok che la prende giustissima e va davanti, Knockoff Claudelet che cerca di scavarsi una posizione dietro Norok, si vuole inserire lì No Way B, operazione complessa per Lorenzo Besana che però riesce a posizionarsi dietro il battistrada, terza filtrando alla grande No Way B. Con anche Nia Jet che fa la stessa operazione, 400 in 27.4 e Norok che guida nei confronti di Knockoff Claudelet, poi No Way B davanti a Nia Jet, all'esterno avanza Ornate King mentre No Way B sposta e dopo i primi 600 in 43.1 cerca di andare a dare un attacco a Norok. A palo lontano Mario De Cristofaro vorrebbe sfondare, Norok logicamente prova a reagire, il parziale di No Way B però è diverso e così dopo 800 metri con spesa, ma No Way B è al comando. Norok è secondo, Knockoff Claudelet è terzo, lungo la corda Nia Jet che non ha speso nulla. Poi all'esterno sempre Ornate King, i cavalli che adesso giungono al chilometro, No Way B in 1.14.1 nei confronti del sempre passista Norok, poi Knockoff Claudelet e Nia Jet, cavalli all'attacco dell'ultima curva con No Way B che guida. E adesso spara ancora un 14.7 Norok che comunque è abbastanza vitale, ha dovuto soltanto lasciar passare No Way B che è andata sul parziale. Poi all'esterno avanza anche Odra alla grande dalle retrovie, lungo la corda non ha spazio Nia Jet. Quando i cavalli sono all'ingresso in dirittura, No Way B adesso deve essere richiesta, è un po' stanca, Norok lungo lo steccato, poi Knockoff Claudelet, poi Odra con No Way B che si distende e va a vincere nei confronti di Norok che probabilmente viene battuto da Knockoff Claudelet. La vittoria per una declassatissima No Way B e un Mario De Cristofaro ispiratissimo sia in partenza sia nel far valere il parziale a palo lontano, ma No Way B chiaramente fa valere una qualità di... E dunque No Way B che vince 4,25 la quota per il secondo, probabilmente Knockoff Claudelet ha la meglio nei confronti di Norok.